scatole di diverse dimensioni, tante, tante LOL surprise e altre LOL surprise nel caos. Ora vi spiego. Questo scatolone sarebbe dovuto andare in garage con tutte le LOL, ma ho cambiato idea perché mi spiace troppo, le voglio in casa le LOL. Ecco perché mi sono attrezzata con molte scatole. Iniziamo dalla cosa più facile. State per assistere a un riordino livello avanzato, professionista. Almeno questo è quello che credo io. Comunque, voglio farvi vedere una cosa prima di iniziare a riordinare. Voglio farvi vedere questa cosa che ho fatto per la famiglia di Sky, che è tra le mie preferite ovviamente. Quindi ho preso la LOL, la Lil e il Pet e li ho incollati su questa lastra in spugna, in modo che non cadano dalla mensola e che stiano sempre lì fermi. Stessa cosa ho fatto per lei, la nostra cara Miwa. Ho incollato i Pet, Lil e la LOL. In questo modo non li perdo e stanno qui fissi. Ho usato colla a caldo, quindi non si rovina la plastica. Rimane solo incollato, nel caso in cui io volessi scollarla basta tirare. Detto ciò, iniziamo a riordinare. Voglio prendere lui e andrà nella scatolina, mi spiace, però è meglio se stai lì. Poi altre LOL qui da mettere nelle scatole. Eccoli qua, gli imbucati. Voi andate nelle scatole. Allora, la prima scatolina, come vedete, non è grande, è di piccole dimensioni. Io voglio andare a mettere le Lil. Vediamo se poi le metto assieme ai Pet, perché mi dispiace sprecare una scatola così per le Lil, che non ne ho molte. Così anche i Pet non ne ho tantissimi, li metterei assieme. Ma guardate che brava che sono, devo pulirle. Quindi prendo le salviette igienizzanti, vi ho detto che è un riordino professionista, e vado a pulirle un pochino. Com'è carina lei. Ed ecco fatto, continuo a pulire così. Ovviamente andrò a tenere da parte le Lil che magari voglio customizzare. Stessa cosa farò per le LOL. Quelle avranno uno spazio a parte riservato. Tipo questa, come vedete, è già stata customizzata, dipinta. Non la voglio mettere assieme a queste, quindi la tengo da parte. Questa è stupenda, tutta glitterata. Non puliamola troppo, per carità. Poi c'è questa, adorabile. È di Lone Star, la mia Terry. SPF QT, che tra l'altro hanno fatto la LOL Twins di questa. Ok, io cerco di pulirle al meglio, miracoli non ne posso fare. Ah, che carina, questa è la Lil di Alice. L'avevo dipinta, ho messo io i glitter. Non la voglio customizzare ulteriormente, quindi la metto qui. Adoro questa Lil, mi è sempre piaciuta tantissimo. Ma andiamo veloci, perché se continuo così facciamo notte. Ah, questa è un fake. Oh no, l'avevo solo customizzata, già, è vero. La metto da parte. Anche questa l'avevo customizzata, la metto da parte. Guardate lo sporco che esce. Midnight, adoro Midnight. Poi c'è lei, bellissima. Questa l'avevo customizzata io o è fatta così? No, mi sa che è proprio fatta così. Sì, sì, sì. Ok. Questa è Kansas QT, Lil Jenny, favolosa. Sto facendo praticamente il bagnetto alle mie Lil senza usare l'acqua. La piccola Ops, anche questa mi piace tanto, ma non ho né la... No, la LOL ce l'ho, non ho la OMG. Lui è un custom. Ho questo anche della pasta modellabile addosso. Lui è davvero stranissimo, mi sarebbe tanto piaciuto avere la sua LOL. E se il video viene troppo lungo lo dividerò in varie parti, però voglio fare una cosa fatta per bene, cioè pulirle, metterle a posto. Non ha senso che io le abbia messe qui dentro così, non mi va, perché sono LOL e comunque ci tengo alle LOL. Quindi ecco, nuova versione di riordino delle lolline. Beh, nel frattempo che le pulisco possiamo anche chiacchierare. Allora, io sto creando... Ah, ma questo si è scolorito, le ho tolto un pezzo di frangia, vabbè, facciamo finta di niente. Io sto creando tutta la casa di Sky e Brian, perché ho grandi progetti per la loro casetta e mi piacerebbe finirla, quindi fare proprio tutte le stanze. Vorrei fare il bagno, la cucina, il salotto, la loro camera, la camera dei gemelli,
E ovviamente per quando sarà pronta voglio fare house tour, quindi mostrarvela tutta. Vorrei fare anche un bel giardino alla loro casa. E secondo me sarà un video davvero speciale, perché comunque la loro famiglia mi piace. E tant'è che ho deciso di fare la casa completamente, cosa che non ho mai fatto finora. Non ho mai creato una casa solo per i miei personaggi. Di solito facevo solamente delle stanze, ma realizzare una casa intera solo per una famiglia delle mie storie ancora non l'ho mai fatto. Guardate Unicorn com'è carina. Questa mettiamola via tra i custom. Questa addirittura non ha il corpo. Questa è Fierce, bellissima, tra le mie preferite. Quindi fatemi sapere nei commenti, sempre se ho i commenti, se vi piace come idea quella dell'house tour. E poi ovviamente ci sarà il video dedicato alla cameretta dei gemelli, perché lì mi voglio impegnare tantissimo, ma ho già delle idee, già cosette da prendere al negozio dei cinesi, non so da che cosa andare a prendere, per arredare la casa e la cameretta dei gemelli. Quindi dovrò ripassare dai cinesi a fare qualcosa. Questo era un custom tutto rovinato. Qui abbiamo una collana molto bene, si fanno ritrovamenti interessanti. Oh, com'è bella questa, mi piace tanto anche la LOL. Lei l'ho customizzata, ci sono però affezionata, quindi la metto qui. Poi tra l'altro non è che l'ho customizzata chissà quanto, ha solo la righetta glitterata. Come avrete notato, per questo riordino sto facendo le cose con calma, perché non voglio ritornare a riordinare le LOL 100 volte. Vorrei fare una cosa fatta per bene, e questo mi sembra il metodo adatto. Quindi andare a pulirle e pensarci bene, comunque non metterle in una scatola in cartone dove non le vedo. E penso che questa possa essere la soluzione ideale per tenerle. Lui è un custom. Ad ogni modo farò gli aggiornamenti, magari mensilmente. Vi farò vedere com'è la situazione nella mia cameretta. Vediamo quanto sono stata disordinata ogni mese, così mi costringerete a mettere le cose a posto per non vergognarmi. Quindi sì, mi pare un'ottima idea farvi vedere la situazione mese dopo mese, quindi con tutti i vari aggiornamenti. Sarà un modo per me di rimanere ordinata, ma non è vero, perché comunque sono senza vergogna e vi faccio vedere anche il mio disordine, quindi non lo so quanto funzionerà, ma vedremo, meglio provarci. Ah, lei è la figlia di Punk Boy e Serena. Questa è un custom, questa è carinissima. Questa qui, un custom, l'ho anche rovinata. Questo è un altro custom, ma comunque i custom sono tutti fake che ho preso da AliExpress, quindi non è che ho rovinato qualcosa che costava molto. Devo averli presi per pochi euro, quindi non è stato un grosso danno. Comunque posso sempre ridipingerli. Ok, queste sono le Lil che ho selezionato e pulito. Ora qui dentro i pet, io li avevo messi qui dentro, ma non è vero niente perché sono usciti, e adesso ritrovare tutto è un bel dilemma. Comunque non importa, io vi metto tutto sul tavolo e poi riordiniamo. Allora procediamo con i pet, perché ho detto che li voglio mettere nella stessa scatola delle Lil. Guardate il pony, è bellissimo. Giusto per non occupare troppe scatole, perché di Lil non ne ho poi così tante, neanche di pet. Quindi penso sia meglio mettere entrambi nella stessa scatola. Com'è carino questo micetto. Allora, questa è adorata, la coniglietta del professore. Puliamola per bene e mettiamola nella scatolina. Spero non mi sfugga nulla, però mi rendo conto ora che l'altra volta non ho praticamente messo a posto, perché ho solo creato altro disordine. Molto probabilmente è questo ciò che ho fatto, creare altro disordine. E invece bisogna fare le cose con calma, pulire e prendere soprattutto le scatole, quelle che sono andata a comprare stamattina, perché mi mancavano appunto scatole. Senza di quelle non posso organizzare e ordinare al meglio. Questo è il cricetto di Cherry, magari un giorno lo userò, magari diventerà il suo animaletto domestico, perché no, sarebbe carino. Poi altri animaletti.
ma probabilmente mettendoli anche in quelle scatole di cartone ne ho persi. Facendo così li ho persi, non avendo dato un luogo ben preciso a Lolly le Pet, io perdo le cose. Questo, il piccione, che cos'è? Un gufo? Il gufo di Teacher's Pet, è bellissimo, sembra che abbia fatto la cacca, in realtà è pasta modellabile, chissà perché gli ho messo della pasta modellabile marrone proprio sul culetto. Boh, mistero della mia pazzia, non penso di avergli voluto far fare la cacca, comunque. Altro pet, un chihuahua. Potrei far avere un cagnolino alla famiglia di Sky, un cagnolino, un gattino, un criceto, boh, un animaletto. Sarebbe carino. Allora, questo è un custom e lo metto tra i custom. Anche questo mi piace tanto. Devo prendere un'altra salvietta. Ops, gli ho tolto la testa. Ma tra l'altro questo è un gatto, boh, non capisco. Questo sicuramente è un gatto con il cuoricino, bellissimo. Poi abbiamo questi, questo di Neon QT adorabile, anche questo coniglietto mi piace tantissimo, di Sleepy, poi questo micetto bellissimo, mini, oh, questo di Riptide, io adoro Riptide, è meraviglioso. Oh, non dimentichiamoci questa micetta elegante. E basta. Non dovrei avere qui più pet, ma voglio prendere questo. Quello lo lascio a Fresh. Ok, prendo solo questo. Il pet magari lo esporrò se avrò almeno la LOL o la Lil di Swag, insomma. Questa scatola potrei considerarla completa, sempre che non saltino fuori altre Lil o pet. Oh no, è saltato fuori un altro pet. Questo qui, tra l'altro meraviglioso in stile mare. Guardate com'è bello e lo metto subito qui, direi che è perfetto. Ora, qui ci sono le LOL che avevo intenzione di mandare in magazzino, ma in realtà i piani sono cambiati. Quindi prendo questa scatola dove avevo messo le LOL mie preferite e la porto di là. E guardate bene che cosa faccio. Svuoto tutto, c'è un calzino qui dentro, io non ci posso credere, c'è un calzino, ma è più forte di me essere disordinata. Vabbè, sentite, ci provo assieme a voi a migliorare, non vi scandalizzate. Svuoto le LOL ed ora tengo questa scatola dove prima c'erano le LOL e la uso per i custom, quindi sia che siano Lil o Pet, i custom li metto in questa scatola perché comunque voglio dare dignità anche ai custom che ho realizzato in modo osceno, quindi diamo dignità anche a loro. E quindi da una parte ho la scatola dei custom, dall'altra dove andrò a mettere le LOL, ma con una piccola differenza: divido le LOL che hanno i capelli, che comunque sono quelle che mi piacciono di meno in generale, da quelle che invece hanno i capelli di plastica. Quindi oltre a queste scatole aggiungo questa scatola più piccola, più piccolina, per mettere le LOL con i capelli. E Baby Neon fa parte delle LOL con i capelli, anche se mi piace tantissimo, è l'unica eccezione ovviamente, ma la devo mettere qui. Anche perché penso stiano meglio, probabilmente rimarrebbero anche più ordinate. Guardate questa, tra l'altro il vestito non è neanche originale, quindi direi di toglierglielo. Togliamo il vestito, gli accessori, perché poi dovrò riordinare anche quelli. Tanto è rimasta vestita praticamente, mettiamola qui, guardate quanti capelli. Questa, anche a lei ho tolto i vestiti, vabbè, ero fissata col togliere i vestiti. Poi c'è questa, che non mi piace, ma ve l'ho già detto. Questa, tra le più belle anche lei, con i capelli però. Ah, e guardate lei. Di lei c'è la Twins in uscita, Emma Emo, ed è tra le mie preferite, lo sapete, ve l'ho detto. Ma guardate, già a vederle così sembrano più carine, più ordinate. Molto soddisfatta in questo momento, sono soddisfatta di me stessa. Anche questa mi piace tanto. Poi guardate lei, è tanto spettinata. Io la metterei tra i custom, tanto è il doppione di Ops e magari in futuro potrei customizzarla.
Quindi la metto lì, tanto è rovinata. E c'è questa qui, non mi ha mai fatto impazzire con questi ciuffi davanti. E vabbè, mettiamoti qua comunque, non ti voglio eliminare. Questa non mi piace per niente, però tra l'altro il corpo non è suo, sì. Come la sensazione che il corpo non sia suo. Poi altre LOL con i capelli, dove siete? Questa, la strega cattiva Valley, che ha un vestito non suo che togliamo perché non ha senso. Ecco qua, se mai troverò i tuoi vestiti te li metterò, credici. Questa stupenda, favolosa, però vedete che poi i capelli si rovinano, cioè o le tenete in modo impeccabile o comunque inesorabilmente si vanno a rovinare, quelle con i capelli veri. Questa è nuova, infatti è perfetta ancora e rimani così, ti prego. Ah, poi c'è Ops, la bellissima Ops, anche lei per fortuna non si è rovinata granché, ne ho avuto cura. Poi questa anche ha i capelli, meravigliosa, mi piace tanto, anche se si è un po' spettinata, però mettiamola qui. Altre con i capelli non mi pare di vederne. Ah sì, eccola qua, questa, la figlia di Terry e Sammy. Sembrerebbero solo queste, quelle con i capelli. Ora chiudo la scatola. Sopra vado a mettere le Lily Pet, visto che si possono impilare. E iniziamo con le LOL. Ora la divisione sarà semplicemente tra LOL in buone condizioni e LOL che andrò ad utilizzare per fare i custom, perché o sono già customizzate o sono troppo rovinate. Allora, lei Grimilde è un custom, vado a metterla tra i custom, ovviamente non la toccherò, non la modificherò, però è un custom. Ed ecco, qui invece abbiamo la LOL, Franchina è originale, anche lei. Queste addirittura con i suoi vestiti originali, perché è una delle ultime che ho preso, quindi vai lì. Anche tu King B hai i vestiti originali, meno male. Lei è un custom. Lei è Queen B? No, sì, lei si chiama Queen B. E vai qui. Tra l'altro potrei fare la famiglia di Royal, ma vabbè, vedremo più avanti, adesso non ce la faccio. Ok, prossimo video riordino, vado a riunire le famiglie sulle mensole, ok, non ora, per favore, grazie. Lei è Elettra, è un custom, dovrei rifarlo perché aveva la coda, quindi mettiamola tra i custom perché è da migliorare e sistemare. Ma a questo punto Elettra sarà anche cresciuta in ogni caso, quindi comunque potrei utilizzare altre LOL. Lei è perfetta, lui è un custom. Lei è Lollina Arredatrice e basterebbe solo pulirla, ma non viene via molto. Almeno ti ho disinfettata. Poi lui è un custom, è il fratello di Baby Neon, Seth. Anche lui è un custom. Beh, lei no, è originale, anche se non era cosmico originale, quella cosmico originale è questa. Guardate come li riconosco, sono diverse. Sono entrambe originali, ma diverse, cioè cosmica è inconfondibile secondo me. Oh, questa è un'altra LOL con i capelli, mettiamola nell'altra scatola. Poi Teacher's Pet glitterata, lei ha i capelli, anche tu, mi state sfuggendo. Lei è Cenerentola, è un custom, Sleepy, tra le mie preferite, e va con gli originali, facciamo un po' di spazio. Poi il papà di Cosmic è un custom, Alice, bellissima, dovrebbe esserci anche il suo cerchietto da qualche parte, se non l'ho perso. Poi Punk Boy, che si è tutto scolorito, guardate, a furia di usarlo l'ho scolorito. Lei... mi pare sia originale, sì, è originale. Il professore che ha perso entrambi gli occhi, poveretto. Vabbè, da qualche parte è il tuo occhio, non ti preoccupare, comunque mettiamolo tra i custom. Lei è originale, anche se non so se è vestita in modo originale, boh. Lei è un custom, la sorella di Punk Boy è un custom, Serena è originale. Eccola qui. Poi un corpo ed è rotto anche, tra l'altro, vedete, non si può più infilare la testa, io lo butterei. È un custom, ma sinceramente posso farci ben poco, è proprio rotto. Tengo le scarpe, ma il corpo è inutile che lo tengo. Poi questa qui è originale, molto bella tra l'altro. Lui l'ha usato per fare la storia di Emily, comunque originale. Lei vorrei ritrovare il corpo, teniamolo un attimo qui.
Emily, lui ha un custom bruttino anche lui ha un custom. Poi c'è Riptide, questa è originalissima con i suoi accessori che sto perdendo. Ah, guardate l'occhio del professore, rimettiamoglielo, ecco, ups, gli ho staccato la testa. Mettiamolo via. Poi Cherry, adoro Cherry. Dino, sarebbe un custom ma non ho cuore di metterlo tra i custom. Sì, sono di parte ma lo metto assieme a Cosmic. Poi questa qui mi pare si chiami Cat ed era una delle lolline cicognine. L'avevo fatta diventare una lol cicogna praticamente. Questo è un custom bruttissimo. Poi questa è originale, un po' sporchetta, ma va qui. La LOL di Ops, non so se è originale, forse sì, non mi ricordo se l'ho presa su AliExpress o dove. Questo è un custom con solo la testa, è la mamma di Cosmic. Poi questo è originale, questa anche è originale, non viene neanche via, chissà che cosa ho usato, l'ho sporcata tutta. Questo corpo di chi è? Mettiamolo da parte, ho un po' di corpi se notate. Ah, questo è il corpo suo, sono sicura, perché è tutto bendato, lei aveva le bende, tra l'altro mi pare sia ultra rara, una cosa del genere. Questo lo metto qui, cioè lei è bellissima, mi piace molto. Poi questo è un custom ed è solo una testa, ma tra l'altro il corpo penso sia questo, quindi ricongiungiamo i corpi. Poi lei è originale anche se non ha il vestito originale, c'è questa originale. La nonna Vladimiren, mettiamola tra i custom, lei è originale, lei è un custom originale, questo è un corpo, questo è un custom originale anche lei, questo è un custom, contessa è originale ovviamente, tutta un po' sporcata e si stanno scolorendo anche le calze. Questa qui dovrebbe essere Purple Queen, ma io ho l'originale. Che è lei, l'ho trovata nella bolla assieme a lui, infatti notate la differenza. Questa qui l'avevo presa su AliExpress e invece questi li ho trovati in una bowl di coppia, quindi vabbè, lei la metto tra i custom, avendo ormai gli originali direi di sì, quindi mettiamoli qui. Poi abbiamo un corpo, accessori, ah, questa è della LOL che è lì, lei è originale, originale, anche questa è originale, questa non mi piace ma è particolare, anche questa è originale. Questo è il suo corpo? Non penso proprio, questo corpo e quindi questo non è il suo ma è questo, ecco fatto. E boh, a te lo troverò prossimamente il corpo. Mi piace, sono cose che capitano. Poi questa, questa anche originale, tra le prime LOL. Una testa, questa originale, originale. Luau, sì, questo è un fake. Questa qui la mettiamo tra i custom, è orrenda, poveretta. Questa originale, anche questa è originale, mi piacerebbe trovare il corpo, chissà dov'è. Vabbè, vediamo se salta fuori. Allora, questa è originale, questa è originale, però io ho quelle nuove, ora ve le prendo. Eccole qui, e di sicuro è più in buono stato questa, con la Lil, guardate la differenza. Questa è tutta rovinata, quindi la metterei tra i custom, e questa andiamo a metterla tra gli originali. Visto che comunque ho tutto di lei, però la Lilla devo mettere nella scatola delle Lille e dei pet. Ecco qua. Non posso esporre tutto, ogni cosa, anche se mi piacerebbe, ma devo iniziare a fare una selezione delle cose, perché altrimenti riempio la mensola di LOL, Lil, eccetera, eccetera. Quindi devo iniziare a selezionare le cose da esporre. Dice questa, originale. Qua abbiamo varie teste, però io so che questa è la testa di questa. E quindi ci siamo. È originale. Questo è un pet. Questa è originale, se la vestissi sarebbe meglio. Questa è originale. Oh, questa non ce la faccio a metterla tra gli originali. È una serie bruttissima, con la testa che si apre, mi spiace, non mi piace proprio. Io la metto tra i custom. Poi lui è un custom. Questa è originale. Questa è un custom.
Troublemaker è originale anche se è tanto rovinata, ma è tra le prime uscite. Poi c'era questa qui, lui, molto bello come boy. Guardate quante ne è un QT. Oh, questo è un custom, questa è originale. Questa è un fake, quindi la metterei tra i custom. Questo è un custom sicuramente e anche questo è un custom. Il corpo di questa qui, io non so quale sia, non è questo però perché c'ha la farina per fare la pipì e lei non ha il buchino. Rimane senza corpo, di sicuro è da qualche parte, questo è un corpo custom. Mi spiace, ma ti metto così e anche lei la devo mettere così, solo testa. Ok, sono sbucate fuori altre Lil, queste, e anche se sono custom, comunque una è Yaya, l'altra è suo fratello e quindi fanno parte della famiglia di Cosmic, ma le tengo lì. Ora, questi li metto da parte, do una pulita al piano perché è pieno di capelli di bambola, mi fa un po' vomitare. Qui in mezzo ho trovato un pet. Altre LOL che ho visto e che devo inserire qui, voglio andare a mettere queste. Come vi ho detto, io devo selezionare che cosa esporre e che cosa no, quindi lei va lì nella scatola assieme a questa. E come vi ho detto, anche se mi piacerebbe tenere tutto esposto, non posso veramente, quindi cerchiamo di farle tenere in mano le sue cosette, però va qui dentro così come lei. Prossimi abbinamenti che potrei fare quindi sarebbe quello di mettere a ciascuna LOL il proprio biberone in mano, come questo ad esempio è di Alice, me lo ricordo. Ecco qui, quindi già fatto e almeno ha il suo biberone, sì, così mi piace, devo dire. Purtroppo non ricordo assolutamente tutti gli abbinamenti, non ricordo di chi sia ad esempio questo biberon, non me lo ricordo purtroppo. E direi che per oggi posso chiudere queste scatole che ho fatto, ve le mostro. Queste sono le scatole che sono uscite dal riordino di oggi. Ultima cosa che vado a fare è mettere l'etichetta, così posso scrivere il contenuto, anche se si vede perché sono trasparenti, ma lo scrivo. Vado quindi a scrivere il contenuto delle varie scatole. Quindi qui scrivo LOL custom, ovviamente se avete etichette si possono usare quelle, io non ce le ho. Prendo lo scotch, taglio un pezzetto, vado a metterlo sul foglio ed ecco che è praticamente diventato un'etichetta. Qui ho scritto LOL surprise varie, LOL con capelli e qui Lil e Pet. Faccio vedere Maki che sta per andare in terrazza da Minù. Non vi ho ancora fatto vedere oggi i micetti. Ciao Maki! Sta annusando, sta cercando Minù. Maki, Minù è in terrazza! Quindi questo è il risultato del mio riordino di oggi. Sono soddisfatissima. Rispetto all'altra volta devo dire che sono migliorata. Il fatto di utilizzare le scatole di sicuro è inciso. Quindi abbiamo le LOL custom, LOL varie, LOL con capelli e Lil e Pet. Ora di queste scatole penso al momento di tenerle in armadio, quindi ho cambiato idea, non le porto in garage almeno fino a quando non riordinerò tutta la sezione LOL, quindi anche con i loro zaini, borse, occhiali, vestiti eccetera, ma questo lo vedremo un'altra volta. Per ora sono soddisfatta così, ho fatto già troppo, tra l'altro questi due sembra si stiano baciando, ma vabbè, lasciamoli stare. Io vi mando un abbraccio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!